Ovviamente, come al solito, i motivi geopolitici sono preponderanti in questi movimenti del petrolio, anche se il petrolio stesso da giugno dello scorso anno sta avendo un andamento rialzista molto composto, con minimi e massimi crescenti che possono essere inglobati in un canale di volatilità. Chiunque può farlo su qualsiasi piattaforma di analisi tecnica. Ci troviamo in questo momento nella parte alta del canale di volatilità che il petrolio sta percorrendo. La rottura dei massimi di aprile è stata una rottura importante perché fatta con volumi, perché fatta con grande energia e con molti acquisti decisi, ma come al solito su notizie di carattere geopolitico. La diatriba questa volta è fra Stati Uniti e Iran, e sembrano tutte diatribe alla fine messe lì apposta per far gonfiare il prezzo del petrolio. In realtà, per quanto riguarda le altre commodities, lo vedremo magari durante questo spazio, i contrasti fra Stati Uniti e Cina si stanno vedendo poco, o meglio, insomma, i risultati magari sono contrari rispetto alle aspettative. Ma sul petrolio, la possibilità che l'Iran metta sul mercato 1 milione di barili in meno, naturalmente, dà impulso ai prezzi. Avevamo raggiunto i $70, però ce lo aspettavamo perché ne avevamo parlato anche nelle scorse settimane. La vera resistenza, la prima resistenza importante è fra 71,5 e 72,5, e lì naturalmente sarà la vera battaglia a questo punto fra rialzisti e ribassisti. I fondamentali non sono cambiati, l'OPEC fa da metronomo e dago della bilancia per il rialzo o il ribasso di questa commodity, perché naturalmente nelle mani dell'OPEC ci sono i tagli oppure l'aumento di produzione. Dall'altro lato gli Stati Uniti invece stanno producendo ai massimi livelli e stanno avendo una produttività molto elevata, quindi non solo il numero di strutture che servono per le trivellazioni e anche per la raffinazione del petrolio e per la trasformazione in carburanti o altre materie, ma dall'altro lato anche i turni di lavoro che sono rigorosamente in aumento con insomma, personale che viene utilizzato a ritmi come mai si era visto. Tutto ciò comporta una produzione di circa 11 milioni di barili al giorno ed è una produzione molto importante. Si va verso la stagione estiva, quindi si accumulano scorte in vista della driving season e questo naturalmente aiuta le scorte a rimanere più o meno in equilibrio. Dall'altro lato c'è il discorso export che continua ad andare a gonfie vele, anche perché il petrolio WTI, cioè quello prodotto negli Stati Uniti, il West Texas Intermediate, è più competitivo, più conveniente a livello di prezzo rispetto al Brent del Mare del Nord e di alcuni paesi arabi. Sommando il prezzo del WTI ai costi di trasferimento, allo shipping, comunque si mantiene una convenienza per l'acquisto e per l'import di petrolio americano, che naturalmente sfrutta in questo momento a suo vantaggio la situazione. Gli altri paesi grandi produttori, per esempio la Russia, per esempio il Venezuela, in questo momento si mantengono in una posizione piuttosto neutrale in attesa che i prezzi magari si stabilizzino e comincino un trading range vero e proprio, che comunque potrà sicuramente essere abbastanza ampio. L'OPEC ha dichiarato ultimamente di gradire un prezzo del petrolio ancora più alto rispetto a quello attuale. D'altra parte, le finanze dell'Arabia Saudita ancora non sembrano risanate, siamo sempre sotto i 500 miliardi di riserve valutarie da parte del paese arabo, e questo naturalmente concorre a creare preoccupazione e a far sì a spendere tutte le energie possibili perché il prezzo del petrolio non crolli assolutamente, per esempio sotto i 60-58 dollari, che a questo punto potrebbe essere una vera soglia di supporto per i prossimi mesi e non solo. Signori, quanta qualità con Giancarlo Dall'Aglio. Allora andiamo a un'altra domanda che arriva da parte di Daniele che ti ringrazia. Dice: buongiorno a tutti e complimenti. Posso chiedere un parere all'esperto Giancarlo Dall'Aglio sulla soia? È meglio stare alla larga, vista ancora l'incertezza che vige sui dazi americani? Allora Giancarlo, la soia, prego. Beh, il discorso dei dazi sta intaccando veramente poco, o quantomeno non si vede nei prezzi, perché se da un lato c'è la preoccupazione dei dazi, l'abbiamo visto per esempio nella famosa giornata in cui furono dichiarati dazi cinesi in risposta a quelli americani su 106 prodotti provenienti dagli Stati Uniti, tra cui la soia,
Ebbene, quella mattinata in Europa la soia perse 55-58 punti, andò a sfiorare e bucare leggermente quota 1000 per poi ritornare su nella stessa giornata. Una reazione assolutamente emotiva che poi nelle giornate successive insomma, è stata addirittura abbandonata perché sono tornati poi i rialzisti. Anche qui ci sono due forze un po' come per il petrolio. Da un lato la preoccupazione per i dazi e un raccolto abbondante, abbondantissimo, quello del 2017-2018, dall'altro lato si guarda già al 2018-2019, tant'è che il giorno 10, e quindi fra due giorni appena, ci sarà il primo report di domande e offerta proprio sul nuovo raccolto. Attenzione, perché questo è un report importante da parte dell'USDA e potrebbe provocare volatilità. Volatilità che già è comunque aumentata nelle ultime settimane, a partire dall'inizio del mese di aprile, proprio per questi contrasti Stati Uniti-Cina. E dall'altro lato però c'è una situazione potenzialmente un po' rialzista, perché nel report di fine marzo, quello in cui si dichiaravano le intenzioni di semina, si era visto come probabilmente le semine saranno inferiori a quelle dello scorso anno per quanto riguarda questa commodity. E quindi anche qui due forze in equilibrio, due forze che si stanno combattendo. D'altro lato c'è anche la questione dell'Argentina, che invece ha avuto diverse difficoltà nello sviluppo del suo raccolto per colpa del meteo avverso, e questo ha portato i prezzi addirittura sopra i 1050 dollari per varie volte, varie giornate durante il mese di aprile fino alla fine del mese scorso. Il mese di maggio non è iniziato bene, siamo ritornati in area 1020-1022 sulla scadenza, prima scadenza utile del nuovo raccolto, quindi scadenza novembre. Sarà importante il prossimo report. La mia idea è che comunque durante il mese di maggio ci potranno essere ulteriori spunti rialzisti, perché di solito il mercato in questo periodo dell'anno, almeno fino a metà, fine giugno, dà un premio al rischio per i possibili problemi meteorologici che potrebbero coinvolgere proprio il raccolto americano, che è quello maggiormente sotto la lente degli investitori delle borse del CBOT, quindi quelle di Chicago e anche delle altre borse collegate. Direi quindi equilibrio, però con una propenderanza, almeno per le prossime 3-4 settimane, alla possibilità di rialzo. Andiamo al nostro caro amico Enrico, che ci scrive ancora una volta al 3938279197. Buonasera, è possibile avere dal grande Giancarlo Dall'Aglio una visione sullo sugar? Secondo lui la discesa è finita o potrebbe ancora arrivare sui 10 dollari di quotazione? Sugar, Giancarlo, prego. Beh, sapere dove potrà andare il prezzo dello zucchero nelle prossime settimane è veramente complicato, ci vorrebbe la solita e famosa sfera di cristallo. Se però andiamo a proiettarci un po' più nel medio periodo almeno, vediamo che le condizioni sono di assoluto pessimismo, e quindi probabilmente tutto ciò che si doveva scontare si sta scontando o sta per essere scontato. Io non credo che il prezzo dello zucchero andrà molto lontano ancora. È vero che abbiamo un agosto del 2015 come riferimento, con i famosi 10 centesimi e 13 toccati dallo zucchero, ma ricordiamoci che dopo quel test del livello 10 centesimi, lo zucchero successivamente è salito fino ai 24 centesimi dell'anno successivo. Si parla di razionamento della domanda e dell'offerta. Quando i prezzi scendono tanto e si entra in area valore, cioè un'area di prezzo molto vicina ai costi di produzione o addirittura inferiore, come in questo caso ai costi di produzione, ovviamente molti farmer, molti agricoltori smettono di produrre questa commodity, cercano altre vie per cercare di approvvigionarsi, e a quel punto i prezzi non possono che salire successivamente, dopo un periodo di stazionamento che può essere più o meno lungo in quest'area di prezzo, a seconda di quelle che sono le scorte mondiali disponibili. Dal Brasile notizie negative, dall'altro lato del mondo, India, altro importante produttore, notizie altrettanto negative. L'India addirittura ha scelto di eliminare qualsiasi tassa di esportazione sullo zucchero verso l'estero, proprio per cercare di smaltire le scorte, che sono abbastanza importanti. Ma per esperienza ho imparato che quando tutti sono negativi, quando ormai il peggio sembra non aver mai fine, allora i commercial, cioè coloro che trattano anche il fisico, cominciano a comprare. Si sta vedendo anche dal report del cotto, per cui direi che prossimamente immagino che potremo avere un po' di ottimismo. Tra l'altro il periodo di stagionalità rialzista comincia per lo zucchero fra un po', all'inizio del mese di giugno, e magari potrebbe portarci
qualche sorpresa positiva. Andiamo a vedere anche Francesco, eccolo qua dal sito web lefonti.tv, ci scrive: salve, vorrei sapere adesso che viene l'ospite delle materie prime una sua visione su cotone e caffè, grazie mille. Giancarlo Dall'Aglio, signori, Giancarlo Dall'Aglio. Allora, cotone e caffè, Giancarlo, prego. Dunque, per quanto riguarda il cotone, abbiamo un prezzo particolarmente alto, siamo sopra gli 80 centesimi per questa commodity, 86 sulla prima scadenza utile. C'è stata un'ulteriore accelerazione venerdì scorso che ha portato alla rottura dei massimi relativi precedenti, che erano quelli di inizio marzo. Le preoccupazioni del mercato sono soprattutto di carattere meteorologico, perché fa molto caldo nel sud del Texas, dove c'è la maggiore concentrazione di semina di cotone. Siamo in piena semina, le semine avvengono fra aprile e maggio, ma come al solito, come ho detto anche prima per la soia, il mercato tende a apprezzare in eccesso sempre questo tipo di situazioni, e a meno che non risultino altre situazioni nuove, che per ora non ci sono, e quindi a meno che i fondamentali non cambino, ma i fondamentali non cambiano da un giorno all'altro, probabilmente siamo in una situazione di eccesso di prezzi anche in questa occasione. Inizia una stagionalità ribassista proprio in questo periodo. Per i ribassisti suggerisco di guardare alle scadenze più lunghe, per esempio già dicembre del 2017, perché di solito è più debole questa scadenza rispetto a quella di luglio, che risente ancora di una domanda importante prima dell'estate. Altra situazione che sta tenendo i prezzi su è il forte volume di esportazioni dagli Stati Uniti verso l'estero. È paradossale, Giuseppe, ma nonostante si parli un giorno sì e anche l'altro di dazi e di guerra commerciale, il cotone è sui massimi, il cacao è sui massimi, insomma abbiamo diverse commodity che se ne stanno fregando altamente del problema dei dazi e che allegramente invece salgono. Vedi anche per esempio la situazione delle carni con i l'inox, che sono ai massimi di esportazione di tutti i tempi dagli Stati Uniti verso il Messico, dagli Stati Uniti verso l'Oriente. Beh, un po' tra l'altro come accade anche all'indice italiano, nonostante l'incertezza politica italiana in generale, al di là di oggi che perde l'1,7%. Allora, per quanto riguarda il caffè invece, le impressioni quali sono? Flessione a ribasso nelle ultime due giornate di contrattazione, oggi siamo inside delle ultime 24 ore di mercato. Giancarlo. Beh, il caffè è un'altra di quelle commodity con fondamentali molto negativi. Ci si aspettava già da qualche mese, insomma sono mesi che lo dico anche qui da voi, che c'è tanto caffè e il raccolto brasiliano in un anno on, quindi in un anno in cui le piantagioni rendono meglio nel loro ciclo biennale, e questo naturalmente può portare un raccolto ancora più abbondante rispetto a quello dello scorso anno, che aveva tenuto poi schiacciate le quotazioni con dei massimi a 140, ma poi quasi tutto il tempo con prezzi inferiori a questi livelli. Il caffè aveva toccato anche livelli inferiori nel mese di aprile a 115, poi un ottimo rimbalzo, che è il classico rimbalzo della chiusura di posizioni ribassiste da parte degli speculatori, e naturalmente questo aveva portato anche a una situazione di uscita dall'ipervenduto estremo che si era creato. Attualmente siamo intorno ai 121, ci sono state diverse giornate di discesa, quasi 8 punti dai massimi di fine aprile, inizio maggio. La situazione non è ancora buona per un rialzo importante. Io direi che tutti i rialzi sul caffè, e stiamo parlando da 125 a 135 circa, possono essere buoni per vendere ancora questa commodity.